L'allarme nella casa di riposo gestita dalla cooperativa Pitagora era scattato all'incirca un mese fa. Ospiti e operatori tutti positivi e con la febbre alta, tanto da portare la responsabile Giusy Ferraro a denunciare di essere stati abbandonati, ma soprattutto di non essere in grado di dare la necessaria assistenza medica agli anziani ospiti della struttura. Giorni difficili a ridosso dell'altro focolaio che aveva interessato la casa di riposo di Sambuca di Sicilia. Adesso, a distanza di settimane, è tornato il sereno anche all'interno della casa di riposo di Santa Margherita Belice, dove non ci sono più soggetti positivi, come annunciato dalla stessa responsabile Giusy Ferraro, ma anche dal sindaco Franco Valenti. Presso la casa alloggio Pitagora non c'è più nessuna persona positiva e tutto questo veramente riempie il cuore di gioia. Vedere guarire persone di 95 anni, di 93, di 89, di 86, e pensate alla più giovane e ha 81 anni. E guarire anche le operatrici, che ringrazio veramente per tutto ciò che hanno fatto, perché se queste persone sono guarite, se queste persone oggi stanno bene, tanto, tanto lo devono certamente a chi in questi giorni è stato accanto a loro, a chi li ha serviti, a chi con tanta dedizione ha cercato appunto di farli superare questo momento terribile e difficile. Per quanto riguarda la casa alloggio, vi dico che solo tre delle persone anziane che erano ospiti presso la casa alloggio oggi si trovano presso una struttura ospedaliera e a loro noi facciamo anche i migliori auguri di una pronta guarigione. Questo non vuol dire abbassare la guardia, ha precisato il sindaco di Santa Margherita Belice. Noi sappiamo anche di tamponi privati, che aspettiamo la conferma dell'ASPE, di qualche positività ancora in corso. Dai dati che vedo, secondo me dobbiamo fare anche più attenzione all'isolamento all'interno della famiglia, perché mi accorgo dai dati che mi notificano che spesso questa positività si allarga all'interno del nucleo familiare, si allarga ben oltre anche, non so, quello che può essere il figliuolo, la figliuola o viceversa, il genitore. Si allarga anche ad altri membri della famiglia, per cui io ritengo di veramente c'è cioè, l'isolamento. Chi purtroppo diciamo, risulta positivo deve fare un isolamento molto ma molto attento, deve realmente isolarsi da tutto e da tutti per quei 15 giorni che occorrono per guarire.